Villa Marulli, questo è il nome della bestia nera del comune di San Giorgio a Cremano, un nome che racconta una storia e una realtà che si consuma silenziosamente, ma alla luce del sole, ormai da decenni, ovvero da quando la secolare villa che rientra nel Miglio d'Oro ha smesso di fungere da manicomio. Era il 1978 quando venne approvata la legge Basaglia che sancì per l'appunto la chiusura dei manicomi e da allora molte famiglie disagiate della zona si sono sistemate in quella villa pur di non vivere per strada. Nel corso degli anni hanno sempre rivendicato un aiuto istituzionale necessario per garantirgli almeno il diritto alla casa, ma nessuna delle 17 famiglie attualmente raggiunte da un'ordinanza di sfratto si è mai vista assegnare un alloggio popolare. 20 alloggi in via Bongiovanni, 52 in via Tufarelli, centinaia nel parco Bacci. Questi i numeri in relazione alle case di proprietà del comune di San Giorgio, da destinare ai nuclei familiari disagiati. L'amministrazione Zinno sostiene di non avere né soldi né case disponibili per evitare che quelle persone finiscano sotto i ponti. Puntuale passerella politica in procinto delle elezioni, perché i residenti a Villa Marulli sono cittadini sangiorgesi e in quanto tali vengono chiamati alle urne. L'ex manicomio è stato storicamente oggetto di incuria ed abbandono da parte delle varie amministrazioni che si sono alternate, anche grazie ai loro voti. L'estate scorsa una denuncia sporta da una famiglia che vive proprio lì, in seguito al crollo di piccoli calcinacci, distaccatisi dall'intonaco di una parete esterna dell'edificio, ha scoperchiato la pentola scomoda. Il sindaco Zinno, accertato attraverso una perizia lo stato di inagibilità dell'edificio, ha immediatamente ordinato lo sgombero, inviando ben 3 notifiche di sfratto alle 17 famiglie che vivono questa ipotesi in una condizione di disperazione estrema, non sapendo dove andare, non disponendo delle risorse economiche necessarie per sistemarsi altrove. Solo ordini, nessuna proposta. Questo è quanto fin qui l'amministrazione sangiorgese ha propinato a quelle famiglie, che vedono le proprie sorti appese a un filo che diventa sempre più sottile. Una donna, qualche giorno fa, in preda all'esasperazione e alla disperazione, ha tentato il suicidio. Le altre persone che vivono lì, nella stessa condizione e in balia dello stesso stato emotivo, gli hanno impedito di gettarsi e appunto più al cuore dell'edificio, allertando il 118. Lo scorso 3 novembre, l'avvocato Gilberto Petrucci, il legale nominato dalle stesse famiglie residenti a Villa Marulli per far valere il loro diritto alla casa, è riuscito ad evitare lo sgombero forzato e adesso sta cercando di fare in modo che non finiscano a festeggiare il Natale per strada. Può un'amministrazione comunale contribuire di fatto all'incremento del numero dei senza fissa dimora, quando in teoria dovrebbe lavorare per ridurlo? Al sindaco Zinno la risposta. Il problema è che lo stabile ha più di 400 anni, ci sono incurie, ci sono problemi, i tecnici del comune hanno scritto una relazione dicendo che lo stabile è inagibile e quindi questa denuncia è partita. Perché siamo cittadini di San Giorgio a Cremano e penso che abbiamo anche noi diritto a una casa popolare. Poi vorrei dire un'altra cosa al sindaco, mi riferisco al sindaco, ma non so chi comanda al sindaco, che qua a San Giorgio so, no, hanno accettato 40 persone di colore, io non sono razzista, però 40 persone che vengono dall'Africa, tu li porti qua, li metti in un fabbricato, gli dai corrente, gli dai da mangiare e tutto finisce là. Soldi. Non hanno casa e tu gli dai la casa. Noi abbiamo la casa e ci vuoi buttare fuori. È vero, è inagibile la casa. Io Noi non è che proprio noi non è non che mi vogliamo butto. andare, noi vogliamo uscire perché noi ci teniamo alla nostra vita e alla vita, all'incolumità dei nostri Dei figli. figli, Però sì. non è Facci i giusto nostri andare per diritti. strada. Abbiamo Massimo, noi bisogno siamo anche noi di italiani. una. Ci Noi spetta. abbiamo chiesto Italiani casa noi al nostra. sindaco di pure di darci un prefabbricato, e lui pure disse cercava di farci di vedere se ci poteva fare una tendopoli, perché il prefabbricato era pericolante, era molto Vattene a pericoloso e vendere pure rischioso per dopo. noi, e tutte queste belle barzellette che lui ci racconta ogni volta che andiamo. Ma sinceramente, io separata con 2 figli. Lui all'inizio diceva che parlava in un'autonoma sistemazione, ma sinceramente io separata con 2 figli,
l'autonoma sistemazione te la dà per quanti anni? Per 3, 4? E dopo? Io dopo con i miei figli dove vado? Sotto ai ponti? E il sindaco mi ha risposto pure hai ragione. Cioè, stiamo nelle sue mani. Adesso viene Natale. Ma viene Natale, cioè, che fino fa tra un mese ma e sta mezzo... messa via, ma combattere sotto i ponti? Non lo so. E poi dobbiamo vedere che altre persone, amore di, io se mi potessi pigliarmi e pigliarsi a casa mia, ma non è giusto che vengono da un altro paese, vengono da altre nazionalità, da dove vengono, e hanno diritto a un alloggio, case popolari, sussidio, dicono che la vengono mantenuti economicamente. La prima casa, come si dice, la prima casa è. E mi ha detto, ma tu ci vuoi qua? Un diritto, c'ha tutto il diritto da 5 mesi che non dormiamo. 5 mesi che non dormiamo. I nostri figli hanno paura di andare a scuola per la paura che non trovano la casa quando tornano. Ma chi ci ha da tutelare noi? Il sindaco deve tutelare il popolo di San Giorgio. Chi ha da tutelare? Ci sono persone da 10-15 anni e anche da 34 anni. Persone, purtroppo abbiamo occupato queste case, siamo abusivi perché ci sono persone che hanno un basso reddito, ci sono persone invalide, ci sono persone che non hanno reddito, quindi siamo stati costretti ad occupare questi alloggi. Il comune ha sempre saputo dell'esistenza di noi. Non mi ritengo né occupante né abusivo, mi ritengo un senza tetti, ce l'ho chiuso sì. E basta. Abbiamo avuto vari colloqui col sindaco, però purtroppo ha cambiato sempre versione. Non ha dato mai la stessa versione. Non ha mai dato la stessa versione e quindi ci troviamo che il 3 novembre alle 9 ci volevano sgombrare. Grazie all'aiuto sempre nostro, perché siamo stati costretti a mettere un avvocato per tutelarci, siamo ancora qui. Però non sappiamo la fine che noi faremo. Abbiamo bambini disabili, bambini anziani, e la maggior parte, cioè tutti noi siamo disoccupati, ci arrangiamo, però non abbiamo mai dato fastidio al comune, anzi il comune e le varie amministrazioni sono venute in Villa Anna solo per chiederci voto. La domanda è, nella posizione civile in cui siamo noi, come cittadini di San Giorgio a Cremano, come bisfrattati, come abusivi, che stanno i casi in danno palazzo di 400 anni che mo hanno detto che è inagibile. 700, no. C'è sta qualche diritto che ci aspetta? Ci sta una lista che dice, oh, te così, considerando che siamo nel 2020, considerando che sei un disoccupato, considerando che non può mangiare, considerando così, a te ti aspetterebbe questa cosa? Non ce la fanno più, sono 5 mesi che si lotta, non si dorme più, la mattina si va al lavoro senza guardare nessuno, i bambini non vogliono andare a scuola, mia figlia dice vicino alla mamma, ma domani la troviamo la casa, cioè hanno terrorizzato, non stiamo vivendo più, non sappiamo più a chi rivolgerci. Il problema che sta portando veramente a una situazione drammatica, qua tutti quanti non sappiamo come muoverci, come è quello proprio di non vedere un futuro. Allora, questo è un problema che non viene da oggi, l'hanno detto altre persone, ma è un problema che si sa da tempo. Il sindaco dice che noi siamo abusivi. Ma si vogliono regolarizzare questi abusivi, vogliono diventare cittadini a tutti gli effetti. Noi paghiamo la luce, abbiamo tutta una serie di cose, per cui la residenza, quindi abbiamo tutto la voglia e la volontà di trovare una collocazione più normale. E il problema è che ci vuole l'aiuto, perché se non c'è la possibilità di pagare un fitto, è normale che il diritto alla casa è uno dei primi diritti, no? Però allora quando ci teniamo di voi siete abusivi, siete persone che avete occupato, state sparagnando pigione, ma non è così, perché noi se ci fosse la possibilità di trovare un fitto agevolato, qual è il problema? Ognuno troverebbe, cioè chi fa, oppure con i lavori più umili si riesce a pagare, ma certamente altro non è possibile.
è questo, che non si vede la volontà dell'istituzione. Cioè ci sta sempre, le case non ci sono, ma le case non ci sono perché? Da chi sono occupate? Il censimento chi l'ha fatto? Il censimento poi dopo va anche verificato. Voglio che i miei figli fino adesso non gli è mancato mai niente, anche il tetto di casa. E non è giusto che io con mia moglie e le due bambine, come il resto delle famiglie qua, all'improvviso andiamo in mezzo alla strada. Ma che secondo voi è giusto? Tutelati, che stanno disperati. L'altra sera è venuta l'ambulanza perché se uno di loro si è sentito una coppa bassa. E lo testimoni il referto dei medici. Abbiamo dovuto chiamare l'ambulanza, abbiamo il referto medico. Crisi a tutta forza, tre ore passa, togli, non succede da. Fanno uno dei miri, mi sa se l'hanno rato, mi sa se l'hanno buco, la lancia, e con la lancia, se stai evitando la bacia, a chiappare i miri, a chi arriva? Non si può più vivere così, sono due noi, mesi che non dormiamo. Cortesemente, fino adesso siamo stati calma, se c'è lì che pacchi dall'acqua, per lui si reagisce, basta. Il sindaco nelle sue campagne elettorali parlava un po' di favorire le fasce deboli, la diversità, per poterle integrare. E noi questo ci aspettavamo, ma non sempre avviene, anzi non stiamo vedendo proprio questa cosa. E quindi allora, se si vuole fare un lavoro per mettere in luce e per dare una risoluzione, si può fare. Certo è difficile, qua nessuno dice insomma è tutto semplice, però c'è tutta la nostra volontà. Però le soluzioni secondo me si possono e si devono trovare, perché l'abusivo che sta qua non vuole essere un abusivo, vuole essere un cittadino normale, trattato con gli altri, con un aiuto in più, perché non ha la possibilità certificata, vista, reale, perché qua non è che nessuno fa altre attività illegali che potrebbero portare soldi facili, e quindi questo uno dovrebbe avere tutta la come dire, è anche il sindaco, le istituzioni che dovrebbero dire vabbè, allora veramente hanno bisogno e diamo un aiuto. E speriamo bene, ma purtroppo la speranza sta iniziando a cadere, qua ci sono scene di insomma, gente che sta male con la testa, sta male con i nervi, perché ogni giorno c'è una novità. E una volta chiudono l'acqua, una volta si dice l'elettricità, ma insomma voglio dire, perché tutto questo? È un problema, ripeto, non è una cosa di oggi. Qua dice il palazzo è pericolante, il fatto non sussiste, perché in effetti questa cosa sono già 30 anni, se in 30 anni non è successa questa cosa, cioè, ho capito, c'è un pericolo e ognuno ci tiene i propri figli alla propria incolumità, quindi questo non si discute. E però in 30 anni può essere mai che non si è trovata una soluzione, e non è che non c'è stata volontà, perché la volontà c'è sempre stata. E allora questo, allora il punto interrogativo, in questi 30 anni, e il sindaco era anche vice sindaco nella precedente amministrazione, e le sa che ha fatto, che cosa può fare, e noi stiamo ancora qua in attesa con la possibilità che ci sta uno sgombro dall'oggi al domani, bambini, anziani, persone, diciamo, con tutti i problemi che ci stanno, e non è possibile, non è possibile, e si deve fare qualche cosa. Sono messi in ginocchio distrutte, perché rimango la dignità, sennò pure in ginocchio c'erano mi sannazzo sindaco. Pure questo, perché pure che stanno a poco ci sta luana, la dignità, perché tu si voleva una casa, mi ruota tutte le diritti, mi ruota la dignità. Mi togli la dignità, siamo tutti in mezzo alla vita. Ci sono 13 famiglie che stanno per andare in strada, probabilmente anche prima di Natale. Io credo che l'amministrazione non può fare finta di niente, deve assolutamente prendere provvedimenti, perché hanno diritto ad essere assistiti e l'amministrazione è nelle condizioni di poterli assistere. Quindi noi chiediamo che l'amministrazione, il sindaco in particolare, si diano da fare per garantire una sistemazione a queste persone.